trovate sul canale. Allora, oggi sono insieme a voi per parlarvi di un marchio che è sicuramente conosciutissimo dalle amanti del bio come me, e però può essere sicuramente che qualcuno invece di voi non lo conosca. Per questo motivo oggi ve ne voglio parlare. Allora, vi vado a dire nello specifico: noi lo conosciamo appunto perché io compro i prodotti per la cura del corpo, in particolare di bellezza eccetera eccetera, alla bioprofumeria che c'è nella mia città, e appunto che rivende questo marchio, e ho avuto modo di provare diversi prodotti. Essendo mi piaciuti molto, ho deciso di contattare l'azienda e ho avuto modo di parlare con questa ragazza che appunto si occupa di queste cose, di mail, di appunto relazioni con le blogger eccetera eccetera, che è stata davvero gentilissima, quindi la ringrazio, ed ha appunto consentito ad avere una collaborazione insieme a noi. Sono stata felicissima. Allora, parto col dirvi i prodotti che noi abbiamo avuto modo di provare e come ci siamo trovate, e poi vi faccio vedere quello che ci hanno inviato. Allora, quello che noi abbiamo avuto modo di provare sono stati i deodoranti. Noi abbiamo provato diverse profumazioni, questa qui è la Brezza Marina, che appunto abbiamo ancora in bagno, lo stiamo utilizzando. Poi lo alterniamo con un altro che ora non mi ricordo, mi sembra talco, ora non ricordo precisamente la profumazione perché ce l'ho nel beauty da viaggio, non l'ho proprio preso, l'ho lasciato lì. E comunque invece di essere blu il pack, blu e bianco, è viola, lilla e bianco. E poi abbiamo avuto modo di provare anche questo allume di potassio neutro, sempre dello stesso marchio, quindi Green Natural, se ancora non l'avessi detto, mi pare che non ve l'ho detto finora, comunque beh, l'avrete letto dall'intro. Il marchio si chiama Green Natural, e questo qui invece appunto è l'allume di potassio. Ve l'ho mostrato anche in altri video, ci siamo trovate molto bene perché ovviamente questo marchio lo fa, ma l'allume di potassio in generale serve molto come diciamo antiodorante naturale. E poi abbiamo provato, in particolare mia sorella l'ha provata, la coppetta mestruale. Anche su quello ci ho fatto un video, magari le ho detto di farne uno un po' più nuovo perché quello lì è abbastanza vecchio, anche proprio il video è bruttino perché non ci sono molto belle luci, quindi magari ne farà anche una altro. E anche lei si è trovata benissimo con questa coppetta mestruale, solo poi abbiamo scoperto fosse di Green Natural perché quando ci siamo sentiti per messaggi la ragazza ci aveva proposto appunto la coppetta e noi ci siamo ricordate che appunto mia sorella l'avesse già comprata. Mica da quanto tempo? Da un anno? Più di un anno. Anche più di un anno. Comunque si è trovata benissimo. Io non ve ne posso parlare perché non l'ho provata. Diciamo che sono molto scettica, non perché non mi fidi assolutamente, ma perché ho tanta paura di metterlo, quindi veramente non mi avvicino perché so che non la utilizzerei mai, almeno per il momento. Chissà se poi cambierò idea. Comunque sia, andiamo a vedere, quindi vi ho detto i prodotti che noi abbiamo provato e ci siamo trovate bene. Allora, il profumo Brezza Marina per quanto riguarda il deodorante è un profumo abbastanza fresco, e una cosa che però ho notato, soprattutto ragazze, questo in generale con i deodoranti biologici, naturali, perché sapete, ve ne ho parlato tanto, che è difficile trovarne di buoni, che durino, che ci facciano restare fresche tutto il giorno e profumate, è davvero tanto difficile quando non utilizziamo ingredienti appunto dannosi, che quindi diciamo è l'altra parte della medaglia. Ovviamente se non scegliamo quello che ci fa stare profumate tutto il giorno, però ci fa male, dobbiamo scegliere un'altra cosa, ma è difficile tanto trovare qualcosa di efficace. Noi, per diciamo evitare ecco di avere questi problemi, cerchiamo anche di variare, quindi ve l'ho detto, utilizziamo questo dello stesso marchio però con un'altra profumazione. Diciamo che se dovessi scegliere tra questa e quella lilla e al talco, ragazze, se mi sbaglio ve lo scrivo qui sotto, però se non mi sembra proprio sia al talco, comunque mi piace più quella al talco, leggermente appunto con questo profumo di burotalco, un po' più bellina come profumazione, poi dipende. Questa tipo la vedo un po' più da uomo, infatti se l'è comprata il mio fidanzato, l'abbiamo comprato anche ai miei genitori questo qui blu, quindi davvero questo dimostra che ci siamo trovate bene perché ne abbiamo comprati diversi. E poi ve l'ho detto, l'allume di potassio io ve lo straconsiglio in generale, con questo qui ci siamo trovate bene, ma di qualsiasi altro marchio l'allume di potassio lo trovo veramente molto efficace, anche senza deodorante, solo messo l'allume di potassio, leggermente inumidito con l'acqua e poi passato sotto le ascelle, insomma lo trovo veramente fantastico perché limita tantissimo l'odore, non si sente odore anche se sudate, quindi io ve lo consiglio molto. Allora, andiamo a vedere quello che ci hanno mandato. Ci hanno mandato tanti campioncini, in particolare
uno per il lavaggio dei piatti, perché poi tra l'altro realizzano anche prodotti per la casa, quindi per lavare i piatti, per lavare i panni, per pulire proprio in generale. Sono sempre naturali, efficaci, concentrati, perché a volte magari si pensa che le cose naturali, biologiche, non sgrassino bene, non siano, sicuramente non sono aggressive ovviamente, come quelle che invece sono con ingredienti appunto erosivi eccetera eccetera, come la candeggina, per dirvi. Ovvio che non sbiancherà mai come la candeggina, però ha un buon impatto con l'ambiente, non fa male alla nostra pelle, non fa male appunto, non sono prodotti non testati su animali, quindi veramente io, per quanto mi riguarda, io già sono certa che quando andrò a vivere da sola sicuramente sceglierò questo tipo di prodotti, perché mi piace prendermi cura dell'ambiente, di me, di ciò che mi sta intorno, quindi li trovo veramente dei prodotti fatti bene, cioè sotto tutti gli aspetti. E quindi ci hanno mandato qualche campioncino, in particolare quello per lavare i piatti, che poi proveremo. Stavo pensando, li avevo dati a mamma, poi ho pensato no, li posso portare anche tipo in vacanza, perché sono utili questi campioncini, poi vi faccio sapere come mi sono trovato ovviamente. Poi ci hanno mandato quest'altro bucato lavanda eco bio a mano e lavatrice, quindi anche questo me lo porto in vacanza, sapete, per lavare i costumi, le mutandine, queste cose un po' per tutti i giorni. E poi un altro campioncino grande con l'ammorbidente, quindi sempre per bucata a mano e lavatrice, qua ci dice con olio essenziale di lavanda. E quindi questi sono i campioncini per, diciamo, la cura della casa, dei nostri abiti eccetera. E poi ci hanno mandato altri campioncini che riguardano doccia shampoo delicato eco bio con lino e proteine di riso, che vedremo, questo qui. Ah no, è lo stesso pack, diciamo, però la crema mani. E poi ci hanno mandato due maschere diverse, una rivitalizzante e l'altra nutriente. Quella nutriente con olio di babassu, zenzero e limone, e quella rivitalizzante con passiflora e olio di mandorla. Allora, e questi sono i campioncini. E poi ci hanno mandato invece qualche prodotto, diciamo proprio in full size. E vediamo un prodotto che ci hanno mandato, che è stato molto carino, perché in realtà io l'ho provato solo una volta, mi sa, il dentifricio eco bio, ma ragazzi non mi è piaciuto per niente. Allora, il mio fidanzato è piaciuto tantissimo, infatti tutto che lo utilizzava fiero, invece a me, vi giuro ragazzi, orribile, sapeva tipo di quella sensazione in bocca del burro di arachidi, cioè, quindi mi sembrava di non essermi lavati i denti, orribile, non mi ricordo neanche il marchio e non mi ricordo neanche il sapore, forse salvia, ecco, ma no, comunque, a parte che la salvia non mi piace, comunque era orribile. No, comunque è bruttissimo, cioè non mi è piaciuto proprio, non me lo comprerò, perché a me piace ovviamente quando mi lavo i denti di avere i denti, la bocca fresca, proprio ecco, fresca, l'unico termine che mi viene in mente, invece quello mi faceva sentire calda, ma era orribile, comunque parentesi. E quindi sarà il secondo prodotto, il secondo dentifricio eco bio che proverò, spero di trovarmici bene, beh, non vedete niente perché la luce non vi fa vedere niente. Comunque dice eco bio dentifricio con estratti bio di tè verde e limone. Già avendo il limone, secondo me, io non penso sarà come quello, perché cioè sono veramente, non penso tutti i dentifrici bio siano così, sinceramente, come quello che ho provato, quindi sono molto contenta. E magari ecco, anche con tutte queste cosettine che non sono neanche tanto grandi, tipo queste 75 ml, quindi da viaggio è facile da portare, è comodo, con questo pack molto green, appunto, molto bello, cioè che con questi ingredienti che si vedono mi piacciono un sacco, perché si vede che sono proprio naturali. Quindi questo è quello che ci hanno mandato. Poi ci hanno mandato il gel intimo idratante a base acquosa, e anche questo con questi fiori appunto che ci sono all'interno disegnati, e con calendula ed aloe vera ad agricoltura biologica eccetera eccetera. Io ragazze, poi ecco qua, mi piace fare questi video perché poi mi danno spunto per dire anche altre cose. Mi piacciono tantissimo i detergenti intimo biologici, perché sono di una delicatezza veramente fantastica, sono delicatissimi. Poi, come sapete, essendo così delicati, sono buoni anche da utilizzare sul viso, sulle parti più delicate, se magari abbiamo dell'irritazione eccetera. Io da quando ho provato i detergenti biologici per l'intimo mi trovo veramente benissimo. Prima magari alcune cose, per dirvene una, il chili, lo trovavo molto aggressivo, infatti ancora oggi quando a volte lo riutilizzo trovo che sia aggressivo in generale, invece magari non me ne accorgevo prima perché che ne sapevo, invece adesso ci faccio caso.
caso e diciamo lo vedo. Poi tra parentesi un consiglio pure che vi do è di portare, ecco, tema sempre vacanze, estate, da portare con sé eccetera, questo qui abbia anche questo, mi sa che giusto 100 ml, quindi anche questo da portare in valigia è perfetto. Vabbè, dico 100 ml, mi rifaccio 100 ml sia perché poi non è che ci dobbiamo portare un quintale di roba, e sia perché magari se andiamo con l'aereo sono comode, ma sia pure per occupare poco spazio eccetera. Comunque sono utilissimi. Ah, e volevo dirvi una cosa, è molto importante quando partiamo, quando siamo fuori, portare con sé il detergente intimo, perché a volte si dà per scontato, si dice vabbè io mi porto il bagno doccia, mi faccio la doccia perché mi devo mettere, cioè magari la gente non ci pensa, non se li porta i detergenti intimo. Invece ho avuto una bruttissima esperienza tipo 6 anni fa, non mi portai il detergente intimo e mi lavavo con appunto il bagno doccia, tutto il corpo eccetera, e mi bruciava tantissimo, ho avuto veramente dei bruciori intensi, e da allora ho detto mai più, pure se vado un giorno fuori mi porto sempre detergente intimo, anche in palestra, sempre, e mi trovo benissimo. E quindi vabbè, a parte questo, che se mi porto questo bene, se non ho, io mi porto sempre quindi un flaconcino, un sample diciamo, con all'interno il detergente intimo, quindi questo ci tenevo a dirvi, perché, dirvelo, perché per me è molto importante. Poi ci hanno mandato sempre tema deodoranti, questo qui che non abbiamo mai provato, invece sarà nuovo perché anche questo pack diverso, ed è il deodorante della linea penso Vintage Beauty, che è con l'essenziale di zenzero e limone. Ragazzi, prima l'ho odorato, cioè vi giuro, sembra quando fate quegli infusi con zenzero e limone, si sente tantissimo, spero tanto che sia efficace, perché mi sembra molto molto breeze, molto fresco, quindi spero che davvero sia, cioè faccia il suo dovere, insomma, poi ovviamente vi faremo sapere anche su questo. E poi le ultime due cose, ci hanno mandato questi altri due campioncini, che sono, no campioncini, cioè mini formati diciamo, da 100 ml, uno è il bagno doccia delicato con cardamomo e zenzero, e anche questo... Comunque in generale, ecco qua appunto, a meno che non sia limone, zenzero, odori forti, sono tutti odori molto delicati e poco aggressivi, ecco. Infatti molto molto buoni, mi piace utilizzare cose del genere perché non sono troppo. E poi shampoo lavaggi frequenti con bio, lino e ortica. Vabbè, questo si sente leggermente, neanche si sente, l'importante è che lavi bene. Comunque vedremo poi anche con questi prodotti come ci troveremo. E niente ragazze, vi ho voluto fare questo video perché davvero questi prodotti mi piacciono tantissimo, e a volte questi prodotti che non vengono tanto sponsorizzati, non appunto, non sono magari conosciuti come quelli che fanno più che altro trucco eccetera, vengono messi un po' da parte, dati per scontato, invece secondo me sono dei prodotti veramente validissimi davvero, soprattutto per la cura del corpo, della pelle, del viso, dei capelli, di tutto. Veramente sono prodotti validissimi, hanno poi costi, non hanno costi altissimi, ora non vi so dire precisamente perché alla fine noi abbiamo comprato la bella coppetta, che tipo, io quanto la pagassi la coppetta? 20 euro. Tipo 20 euro, però vabbè, vi dura per sempre praticamente, 10 anni, un'eternità. Poi comunque i prezzi sono abbastanza accessibili. Comunque per esempio noi il deodorante, questo qui, quanti ml sono? 100, l'abbiamo pagato tipo intorno ai 6 euro, che all'inizio mi sembrava tanto perché comunque uno è abituato a comprare deodoranti 2-3 euro la metà, però che deodoranti sono di merda, con i, le, come si chiama quella roba che fa male, l'alluminio eccetera eccetera. Quindi sinceramente preferisco comprare cose che facciano bene, anche se spendo un po' di più, magari uno quando non lo sa è ovvio, però poi quando lo sai ci fai caso. E niente ragazze, io davvero spero di esservi stata utile, ringrazio ancora il marchio che ci ha permesso appunto di testare anche altri prodotti, perché tipo il dentifricio non so neanche se lo vendono dal nostro bioprofumeria, che ne so, oppure il gel intimo non l'ho mai notato, capito? Tutte queste cose qui che uno non ci fa caso, magari non avrebbe mai comprato, quindi per averci dato la possibilità di provare questi prodotti e per averveli appunto mostrati anche a voi, sono felicissima, spero appunto che questo video vi possa essere utile. Fatemi sapere se voi l'avete già provato questo marchio, che è appunto, vi ripeto, Green Natural, come vi siete trovati e quali sono i prodotti che magari avete amato di più. Io vi farò sapere ovviamente come ci troveremo, sia io che mia sorella, con questi prodotti, ma ve l'ho detto, già li ho provati, quindi io sono molto fiduciosa anche sul resto. Vi mando un grosso bacio, grazie per aver guardato il video e seguiteci sui social che trovate alla fine.